Buongiorno a tutti, sono Andrea Meucci, vicepresidente di AGC Umbria. Ho l'arduo compito di risolvere in 5 minuti una presentazione per introdurre due pilastri fondamentali del manifesto dell'ACI, che sono quello della sostenibilità e dell'innovazione. Come capite bene, il mondo della cooperazione, in questi due pilastri crede e spinge fortemente. Ma per fare questo è necessario che tutti riescano a partire da un concetto. Il pilastro della sostenibilità per le cooperative, lo sviluppo economico, è vero solo se genera inclusione, benessere e coesione. Questo è il fondamento che la nostra alleanza delle cooperative pone in essere. Io rappresento una cooperativa di secondo grado, sono presidente di un consorzio che supporta le aziende per aprirle nel mercato dell'internazionalizzazione. Le nostre aziende italiane, normalmente le cooperative innanzitutto, sono di diversi tipi. Quelle che vogliono andare all'estero hanno sempre un problema di fondo, che purtroppo è quello che è relativo alla sostenibilità economica. È vero che le nostre aziende lavorano molto, i nostri soci si impegnano per far crescere la nostra attività, però è anche vero che affrontare un mercato che è quello estero è assai complesso e soprattutto costoso. Quindi, la possibilità di sviluppare, attraverso la costituzione di una rete, quindi di un consorzio, un insieme di soggetti che possono contribuire insieme a uscire dal proprio mercato è forse uno dei sistemi più logici. Chiaramente quando noi parliamo di cooperative agricole, di piccole cooperative di produzione, da sole non potrebbero mai affrontare un mercato che non è quello territoriale, locale o che è quello nazionale. Portarsi all'estero vuol dire investire prima di tutto nel rivedere il proprio concetto di commerciale. E quindi ecco che i consorzi, la rete di imprese permette questa cosa, permette di mettere insieme le conoscenze di ognuno e è sulle conoscenze che si basa la possibilità di crescere. E quindi prima ho sentito parlare più volte di scuola e di istruzione. È fondamentale. La cultura sta come caposaldo della sostenibilità. Non possiamo pensare alla sostenibilità senza avere una conoscenza e un'adeguata formazione delle persone che formano il nostro mondo. Dobbiamo sempre pensare che è importante confrontarsi e quindi la rete, il consorzio, il mondo cooperativo in genere permettono questo sistema. È un sistema che non può sfuggire dal confronto. Noi normalmente con questo consorzio ci portiamo le aziende nell'est asiatico. 3 giorni fa alla BITAC a Perugia parlavo con delle cooperative che fanno turismo e che vogliono internazionalizzare i loro processi. E gli facevo un esempio sciocco. Abbiamo delle piccole cooperative che promuovono un luogo molto particolare, un albergo diffuso su un territorio, tutte piccole cose. E io gli dicevo, benissimo, tu vai in Cina, che cosa conosci? Mi dici le città della Cina? E bene o male, tutti dicevano Shanghai e Pechino, altro non conoscevano. Benissimo, come pensiamo noi di poter portare turisti cinesi in un piccolo luogo, magari in Puglia piuttosto che in Umbria che io rappresento? Sicuramente il cinese che fa 8.000 chilometri, la prima cosa che vuol conoscere è Roma e Milano, come noi vogliamo conoscere Shanghai e Pechino. Quindi è logico che per far arrivare i turisti nel nostro territorio dobbiamo far conoscere il territorio nel suo insieme. Il primo passaggio è quello di far conoscere l'Italia, far conoscere l'Italia, fare rete e in questa maniera portare il turista come l'acquirente del prodotto tipico italiano a conoscere il nostro prodotto. Quindi dobbiamo fare per forza un'operazione di conoscenza, noi del territorio esterno, ma farci anche conoscere all'estero. La prima operazione che dobbiamo fare è un'operazione che i francesi hanno fatto 20, 30 anni fa, sono andati sui stati e sono iniziati a spiegare i loro prodotti. Noi dobbiamo partire adesso. Bene,
Questa è la base per poter poi lavorare all'interno delle nostre strutture e crescere in quello che è l'organizzazione della nostra azienda, e su questo c'entra tanto anche l'innovazione. Ultimamente chiaramente tutti possono accedere a tutto e quindi la conoscenza sembra che sia un dato di fatto. Purtroppo in fondo così non è, perché poi quando andiamo a riscontrare quello che è la conoscenza attraverso i sistemi informativi, molte volte è una conoscenza di parte, deviata, non completa o comunque non approfondita. Quindi dobbiamo comunque tornare al nostro sistema per poter creare un sistema coeso di persone che tra loro si confrontano, danno le proprie esperienze, crescono e poi approfondiscono anche attraverso l'innovazione. L'innovazione ci porta a un sistema globale. Questo sistema globale noi lo dobbiamo affrontare con mezzi che siano tali da poter approcciare senza dover per forza investire le nostre piccole aziende chissà quale cifra, perché altrimenti non sarà mai possibile. L'idea di mettere insieme le persone nella cooperazione vale anche per le cooperative di secondo grado. Dobbiamo fare un grande sforzo di togliere tutto quello che è l'invidia tra le piccole aziende e lavorare insieme. Solo in questa maniera riusciremo probabilmente a promuovere fuori dall'Italia le nostre aziende e quindi indirettamente, anzi direttamente, procurare comunque opportunità di lavoro, di crescita e quindi capacità di investimento delle nostre strutture. Io mi fermo qui perché siamo comunque abbastanza lunghi. Introduco la moderatrice del panel sulla sostenibilità e innovazione, Alessia Maccaferri. Grazie.